Buonasera a tutti e benvenuti al nostro terzo incontro di China Camp. Io sono Maria Spanò e oggi avremo un'esperienza diretta da William Torselletti, un nostro compagno di studio, laureato alla triennale di Lingue e Letterature Moderne Occidentali e Orientali e in procinto di laurearsi alla magistrale, speriamo, in procinto di laurearsi alla magistrale di Lingue e Letterature per la traduzione letteraria. Oggi William ci parlerà un po' della sua esperienza in Cina, che è stata per ben tre volte, giusto? Sì, quindi esatto. Recidiva. Molto bene, ma prima di tutto William, come mai la scelta del cinese? Allora, innanzitutto buonasera a tutti quanti. Buonasera. La scelta del cinese, diciamo che alla fine delle superiori mi era presa questa improvvisa passione per le lingue e ad essere onesto in realtà il cinese non era neanche la prima scelta. Poi però, non lo so, ho iniziato l'università, ho provato, ho detto vabbè, proviamo e poi vediamo, se non va cambieremo. E invece una volta che ho iniziato, giorno dopo giorno, carattere dopo carattere, è nato un amore, diciamo. E quindi niente, ho iniziato e poi non sono più tornato indietro come sarebbe potuto succedere, quindi andata. Rispondiamo anche alla domanda che fanno un po' tutti di solito: perché studi cinese? Non è difficile? Ne vale la pena, dopo tutto? Beh, allora, sicuramente non sarò io a dirvi il cinese è facile, perché... Assolutamente no. Tu mi saprai benissimo dire che non è facile, non è così. Bisogna passarci molto tempo su, però comunque è una passione. Per studiare il cinese devi avere passione, devi avere pazienza e non devi buttarti giù se qualcosa va male. Perché lo sforzo prima o poi viene sempre ripagato. Perché poi viene sempre ripagato, soprattutto come sia noi studenti di cinese che come magari gli studenti di altre lingue, appena riesci a parlare con un madrelingua e tu parli, lui ti risponde, in quel momento capisci, è proprio una sensazione dentro che dici: oddio, che bello! Ce l'ho fatta. Poi. Invece, passiamo subito alla tua esperienza in Cina. Te ci sei stato per ben tre volte. Dove? Parliamone. Parliamone. Allora, la prima volta ci sono stato nel 2013. Anni fa. E niente, ci eravamo organizzati con altre sei compagne e siamo andati in un'università a Pechino, l'università di lingue e culture, mi sembra. Sì. Dove il primo step di solito, la maggior parte degli studenti che studiano cinese iniziano sempre in quell'università. Ed è stata, diciamo, è stata comunque un'esperienza importante, perché naturalmente la Cina è un posto diversissimo dall'ambiente dove abitiamo noi, comunque diversissimo, quindi. E è stato utile come esperienza, appunto, per capire se era una cosa che sarebbe stata possibile in futuro. E quindi continuare oppure dire no, quest'ambiente non fa per me. E quindi sì, comunque è stata un'esperienza per cominciare a migliorare per bene il cinese, perché comunque tutti sapranno che se vuoi imparare per bene una lingua ci vuole che vai sul campo. Posto. Esatto, è un'esperienza che devi fare sul campo. E quindi sì, è stato un mese e mezzo, un po', diciamo, una vacanza studio, quindi è servito per conoscere la cultura, per studiare il cinese la mattina, perché tanto la mattina si andava in classe, il pomeriggio dovevi studiare per la lezione del giorno dopo, però comunque è stata un'esperienza a 360 gradi, dal mio punto di vista. Utilissima, appunto, per capire se volevo davvero fare quello. E poi invece un anno dopo sono partito questa volta per Nanchino e con una borsa di studio dell'Istituto Confucio. Questa volta però sono partito da solo.
Perché comunque andando all'estero con un sacco di con amici fondamentalmente, tendi a stare sempre insieme, a stare sempre con loro. Quindi quando sei un gruppo grande è anche più difficile fare nuove amicizie perché tanto stai sempre insieme. Quindi è E anche poi più anche difficile allenare la lingua. E esatto. quindi quella è stata una mia scelta e ho voluto partire da solo. Diciamo, di solito il mio obiettivo quando vado all'estero è non parlare italiano, quindi almeno inglese o cinese comunque Certo. voglio allenarlo. Addirittura quando sono stato a Nanchino la gente non sapeva che fossi italiano, cioè gli italiani che stavano a Nanchino non sapevano chi fossi, poi l'hanno scoperto per caso. Senza patria. E esatto. E anche quella di Nanchino è stata una bellissima esperienza. Per prima cosa perché Nanchino è una città bellissima. Io la definisco una piccola Pechino perché fondamentalmente ci sono le stesse cose che puoi trovare a Pechino in un ambiente molto più piccolo. Quindi tutto il tempo che sprechi per i trasporti, quindi per muoverti a Nanchino è Ridotto. tutto tempo risparmiato. E poi è stata utile come esperienza anche per fare. È stata la prima volta in cui ho avuto modo di farmi nuovi amici internazionali, diciamo, Certo. sia cinesi che europei, americani e via dicendo. E è stato bellissimo perché comunque. Ho avuto modo appunto di conoscere per la prima volta ragazzi cinesi che quando qui a Macerata comunque sì, ogni anno vengono sempre più studenti, però comunque è difficile farci amicizia. Sì, il contesto è anche E diverso, loro lì magari si sentono più a casa, no? invece Quindi è più loro esatto che ti accolgono piuttosto esatto che qui come noi qui cerchiamo i cinesi, laggiù i cinesi cercano cercano gli stranieri sì. fondamentalmente. E quindi ci ritrovavamo per mangiare, per divertirci, ed è stato bellissimo. Quella volta è stato solo per un semestre, però sì, è stata un'esperienza indimenticabile. Comunque la prima e vera esperienza fuori da solo che comunque oltre ad imparare la lingua comunque inizi a crescere anche come persona, Sì. perché naturalmente una volta che stai da solo non ci sono i tuoi che ti aiutano a fare qualunque, qualsiasi cosa, quindi sei te, puoi fare affidamento solo su te Certo. stesso e sugli amici se riesci a trovare degli amici veri. E quindi niente, quell'esperienza è servita per iniziare a parlare benino il cinese e per crescere anche come persona comunque. Certo. E questa esperienza poi ti ha portato all'esperienza più grande, che è stata quella di un anno a sempre Pechino, Sempre a giusto? Pechino, esatto. L'anno Questa scorso volta non all'università di lingue, ma alla l'università Chopin normale di Pechino. Sì, diciamo che l'anno scorso ci sono ricascato un'altra volta. Ho Basu. deciso di ripartire per un periodo maggiore comunque. E ho avuto l'opportunità, oltre che di studiare il cinese, anche di insegnare l'italiano, quindi questo è stato un motivo in più per voler partire. Comunque avvicinandomi alla laurea ci vuole comunque qualche Certo. esperienza, bisogna cominciare a farla. E quindi niente, il corso di cinese fondamentalmente in tutte le università si Più o meno allo svolge stesso modo. nello stesso modo, hai quelle 4 ore in genere di lezione al giorno, di mattino spalmate sulla giornata. E la cosa diversa appunto era il dover preparare la lezione di Italiano. italiano, che sebbene l'avessi già fatto qui in Italia, era comunque un'esperienza totalmente diversa quando Diversa. devi farlo con ragazzi cinesi in cinese. Soprattutto ragazzi che partono a livello base, che Sì, non sono esatto, preparati loro sicuramente. non sapevano niente, abbiamo iniziato dall'alfabeto e ci siamo stati quelle 2 settimane anche Ecco. sull'alfabeto.
Quindi è stata un'esperienza interessantissima perché comunque l'insegnamento è una cosa che mi è sempre piaciuta. Quindi è stato anche molto impegnativo. Perché comunque dovevo prepararmi le lezioni, avevo deciso di insegnare in cinese perché tanto Certo. una lingua dovevo sceglierla, considerando che loro in italiano non sapevano nulla, stavo studiando il cinese, quindi Buttiamoci con il cinese. buttiamoci sul cinese. E il corso è stato molto seguito, soprattutto il primo semestre, i ragazzi. Ci sono questi ragazzi cinesi che facendo la maggior parte di loro erano tutti specializzati nell'insegnamento del cinese agli stranieri, quindi loro da lì a un anno sarebbero andati in tutte le parti del mondo a insegnare. Quindi alcuni di loro poi infatti sono proprio qui a Macerata. E quindi molti di loro avevano proprio interesse a studiare l'italiano perché sarebbero venuti qui, altri invece così per una questione di interesse personale, diciamo. E quindi niente, il primo semestre erano 60 ragazzi, quindi abbastanza impegnativa come cosa. Però alla fine è andato, credo che sia andato tutto bene. Alla fine non ho avuto grandi problemi. Gli studenti si mostravano abbastanza disponibili, Interessati. abbastanza interessati, ma soprattutto mi sopportavano, soprattutto quando parlavo cinese, che magari ogni tanto. È sempre un'esperienza per praticare la lingua, anche Sì, quella, è no? sempre un'esperienza per praticare la lingua, poi ogni tanto ti esce il tono diverso, che ha l'altro significato, e ancora mi chiedo ogni tanto perché loro ridevano, io ancora non so per quale motivo Magari la ridessero, però. risata era reciproca, però, Sì, no? esatto, La pronuncia. ogni tanto qualche risata me la sono fatta anch'io. Fa parte del gioco. Sì, esatto, tu ridi su di me, io rido su di te. Senti, per concludere questa brevissima intervista, grazie innanzitutto per essere stato con noi. E un consiglio a tutte quelle persone che non tanto sono interessate allo studio del cinese, ma sono interessate alla cultura cinese. In base anche a quella che è la tua esperienza, qual è il consiglio che dai a queste persone? Il consiglio che do a chiunque si voglia affacciare al mondo cinese è quello di avere la mente aperta, perché naturalmente non solo per quanto riguarda la Cina, ma per quanto riguarda tutto il mondo, tutte le culture. Non sono come noi, comunque sono diversi, bisogna avere la mente aperta e soprattutto. Per quello che ho avuto modo di vedere, bisogna anche saperla rispettare. Quindi, ma questa cosa deve essere reciproca, nel senso, Certo. se noi rispettiamo loro, Loro loro rispettano. rispettano noi. E quindi ho avuto modo di vedere che spesso c'erano occidentali che invece si comportavano come se tutto fosse dovuto. E questa cosa non va bene, perché poi Certo. finisce. Che se un occidentale si comporta male, spesso si fa di tutta l'erba un Buon fascio, fascio. certo. Quindi niente, questo consiglio, il mio consiglio è appunto di avere la mente aperta e se si ha l'opportunità di andare in Cina, godersela, perché comunque la Cina merita tantissimo, perché ha dei posti bellissimi e ci sono persone carinissime pronte ad accoglierti. E soprattutto parlate cinese, non Soprattutto parlare parlate cinese. la vostra lingua. Esatto. Grazie mille quindi William per essere Di stato con niente. noi e noi ci diamo appuntamento a domani con il quarto appuntamento di China Camp. Buona serata.